Sembra sempre di aver fatto poco, sempre tanti sogni più grandi da fare in futuro. Sfortunato che Il ho fatto più, passato mi sembra sempre credo così piccolo nei confronti del futuro. se tu credi in una cosa, destra, sinistra, fatica, non fatica, Prima o se poi non ci arrivo. arrivi lì, arrivi vicino. Sì, se il tuo credo è misurato, nel senso che non significa misurare i propri sogni, però significa dare un senso pratico al tuo credo, no? Cioè, è facile dire io voglio andare sulla Luna, sì, ma realisticamente non sarà possibile. Allora, devi anche capire quanto i tuoi sogni hanno un senso di realtà e quanto possono diventarlo realtà. Quindi si tratta anche di misurare i propri sogni. Cioè, il sogno non deve essere mai troppo sogno, deve essere un mix fra sogno, desiderio, obiettivo e un minimo di Subito fattibilità, volevo. no? L'obiettivo lo raggiunge se riesce ad avere la visione e questa è la prima cosa che fa parte del sogno. E poi se questa visione si trasforma praticamente in processi, no? Si trasforma in qualcosa, in un percorso realmente realizzabile, da prima sulla carta e poi all'atto pratico. Ok. Quindi il sogno deve essere un sogno intelligente, mettiamola così. Allora, il mio è un sogno costante, io sono un pazzo perché non ho. Non, adesso ho appena detto una cosa e ora la rinnego perché in realtà tutto quello che ho fatto io non è stato tanto dettato dal raziocinio e dalla programmazione, è stato dettato soprattutto dal sogno. Poi il raziocinio io ce lo metto nel quotidiano, cioè diventa tutto pratico quando affronto il problema. In realtà i miei sogni sono sempre stati molto grandi, non ho mai sognato in piccolo, ho sempre sognato in grande, perché mi piace così. Perché un giorno ho detto faccio la scuola, poi ho detto vabbè perché non fare il centro più grosso, poi perché non fare il college, poi perché non fare gli eventi, poi perché non fare, mi piacerebbe fare il musical, faccio il musical, mi piacerebbe andare all'estero, li faccio all'estero. È tutto un percorso che quotidianamente guadagna potenza, non so come dire, no? Quotidianamente il sogno si esprime, quindi il sogno si modifica, si esprime, si aggancia ad altri sogni, magari anche non miei, magari altri sogni che arrivano dai miei collaboratori, dalle persone che mi stanno vicino, dalle persone che mi vogliono bene. Cioè, quindi Beh, forse è un. anche questo è il tuo sogno, perché forse il tuo sogno non era quello di fare il cantante o il musicista con un livello elevato, ma di esprimere tutta la tua creatività e chiaramente crescendo con te si allarga. Il mio sogno è di fare quel cavolo che ne ho voglia nella vita. Questo è il mio sogno principale, diciamo, cioè Però ci stai riuscendo. fare quel cazzo che voglio dalla mattina alla sera. Fino adesso ci sono sempre riuscito. A volte, ogni tanto, questo comporta delle fatiche, ma che sono sempre molto spesso fatiche più fisiche, più di stress quotidiano dettato dalla mole di cose che ci sono da fare, ma non c'è mai uno stress, non è mai messo in discussione il sogno, non so come dire, è quello che ti motiva tutti i giorni, è quello che ti dà la spinta, che ti dà la forza di affrontare anche le fatiche. E fino adesso sì, ci sono riuscito, fino adesso ci sono riuscito grazie a probabilmente un po' collaboratori validi che ho trovato, un po' ha una enorme forza di volontà che io ho sempre avuto, onestamente, sin da bimbo. Cioè, ho sempre avuto una grandissima forza di volontà. Un minicino racconto del percorso, cioè Il dalle percorso finisci le scuole, che avrei, cos'hai fatto? interrotte, Alle superiori? sì, lavorare significava potermi permettere magari l'autoradio della macchina o la macchina stessa che non c'avevo, o il motorino prima ancora. E quindi il lavoro significava, ma come per tutti i ragazzi giovani, cioè il lavoro significa autonomia, significa mettersi in gioco, significa potersi permettere di finanziare anche i tuoi sogni, le tue idee, no? I propri sogni e le proprie idee. Quindi io
deciso di lavorare, quindi ho fatto i lavori più strani. Cioè, sono partito facendo i lavori più umili, quindi ho fatto il muratore, ho fatto il tornitore, ho fatto operaio, arrivo da una famiglia di operai, non mi vergogno a dirlo, e per cui il destino di un figlio di operai, specialmente alla fine degli anni 70, primi anni 80, era fare l'operaio. E io questo ho fatto. Poi avevo questa grande passione per la radio, quindi a 14 anni ho iniziato a frequentare la radio del paese, facendo prima il disc jockey, perché quello era un periodo in cui i disc jockey, anche nelle radio più grandi, anche nei network, non esistevano i network, quindi anche nelle grandi radio cittadine, mettiamole così, non trasmetteva chi era bravo o chi aveva una bella voce, trasmetteva chi aveva i dischi. Perché la radio non si poteva permettere i dischi, per cui chi aveva i dischi dice: tu c'hai i dischi, vieni fai il disc jockey, così abbiamo la musica da mettere. Quindi diciamo che il percorso è nato da lì, dalla radio. Dopodiché ho iniziato a 16 anni, facevo il DJ, però poi ho iniziato a vendere pubblicità per la radio, andavo in giro col motorino dai negozianti del paese a cercare di raccogliere dei soldi per la radio. Poi ho iniziato a lavorare, poi a un certo punto, dopo il militare, ho iniziato a lavorare per Radio 105, che era una radio solo di Milano, come Prima di dare venditore. esperienza proprio nel paese, sei disposto a lavorare Mi sono, sì, un giorno ero a casa, non ricordo perché ero a casa ammalato, con l'influenza. La mia radio del paese chiudeva perché non c'era più neanche i soldi per la corrente. E quindi io ho cominciato a pensare dove poter continuare questa esperienza. A me piaceva Radio 105, anche se non si sentiva bene in Brianza, perché si sentiva solo a Milano, però insomma, con un po' di antennine varie messe sul balcone la notte riuscivo a beccarla. Quindi ho cominciato a chiamare, a rompere le scatole, fino a che mi hanno detto: oh, vabbè, vieni. Quindi ho iniziato a fare questa cosa e vendevo pubblicità, di fatto facevo la gente. Quindi incassavo 300.000 lire al tempo di percentuali di commissioni, ne spendevo 500 di benzina, con una macchina finanziata da mio fratello, perché ovviamente. E poi da lì, insomma, è nata poi Radio DJ, e quando è nata Radio DJ ho iniziato a lavorare per Radio DJ e A quel sono punto lì andato. però non vendevi più la pubblicità. Ma Sì, ho sempre fatto la sempre parte vendevi la pubblicità. commerciale, poi dopo, sì, perché poi la mia esperienza da DJ si è fermata alla radio locale. Però la passione per la radio era molto grande, appunto tale che tuttora noi siamo soci in una radio, insomma, abbiamo una radio qua che trasmette anche da qua. E poi ho iniziato a fare eventi anche legati alla radio, ad esempio negli anni 80, a organizzare eventi, e questa cosa degli eventi, dell'organizzazione mi prendeva sempre di più. E da quell'esperienza lì, organizzando gli eventi, ogni volta si montavano spettacoli, ballerine, non ballerine, ci serviva una sede dove provare. Per un periodo abbiamo affittato delle palestre per provare queste cose, dopodiché abbiamo detto: ma siccome ne facciamo tanti, perché non ci prendiamo una palestrina fissa che ce la teniamo? Ed è nato sto bordello qua. Perché abbiamo preso prima un pezzettino lì, poi dopo si è allargato, poi abbiamo costruito questi due palazzi, adesso abbiamo finito gli altri due palazzi qui, li abbiamo inaugurato l'altro ieri, abbiamo fatto anche uno studio televisivo. A me è sempre piaciuto lo spettacolo in genere, il teatro, per cui l'idea di fare produzione era una conseguenza logica di un posto come questo. E quindi 7-8 anni fa abbiamo iniziato a produrre musical, anche qui scegliendo, anche qui il sogno. Come dicevo prima, è sempre stato accompagnato
dal sogno intelligente, quindi abbiamo deciso di produrre musical, però non ci siamo buttati a dire il sogno dice che voglio fare Moulin Rouge, facciamo Moulin Rouge. No, il sogno dice che voglio fare spettacolo. Da dove comincio per non fare un bagno di sangue? Abbiamo identificato un segmento di mercato che secondo noi era libero ed era interessante, che sono i family show. Abbiamo iniziato a produrre Wings, abbiamo chiesto licenze, abbiamo portato a casa Wings, Wings on Ice con Carolina Costner, poi Ben 10, Il Mondo di Patty, Hello Kitty. Ricordo neanche Scooby-Doo. tutto, Scooby-Doo. Quando poi abbiamo fatto i nostri 5 anni di esperienza a produrre con i family, onestamente anche con discreto successo, allora abbiamo detto adesso facciamo quello che ci piace di più, facciamo spettacoli quelli veri, non abbandoniamo i family ovviamente perché quelli fanno parte del nostro DNA. Però l'anno scorso abbiamo prodotto Swan Lake, questo lago dei cigni di Matthew Bourne, molto bello, che abbiamo fatto qui agli Arcimboldi, a Trieste, a Rossetti, a Firenze, al Teatro Verdi, che è un lago dei cigni meraviglioso, che è quello tratto che è un pezzettino anche nel film di Billy Elliot, nella scena finale. E ora stiamo producendo Priscilla, anzi a gennaio di quest'anno siamo entrati nel board di Priscilla a Broadway, nell'organizzazione del musical a Broadway. Abbiamo debuttato il 20 di marzo al Palace Theater di Times Square, grandissimo successo, sempre esaurito tuttora, tutte le sere, e dovremo andare avanti, spero, a 3, 4, 5 anni. Rischio di dire delle cose scontate e banali, perché quando dico queste cose mi vengono in mente i discorsi che facevano i nostri genitori, i nostri nonni sulle nuove generazioni, no? Però purtroppo un po' di verità c'è. La verità è che le nuove generazioni hanno un problema serio di educazione, perché l'educazione che ricevono. Educazione di base, cioè quella che, per educazione non intendo che sono maleducati, intendo dire mancano un po' di basi, mancano un po' di pilastri su cui costruire. Io ho avuto la fortuna di avere comunque degli insegnamenti dei miei genitori molto, molto solidi, per cui per quanto io, ad esempio, io ho avuto pochissima educazione dal punto di vista scolastico, ma ho avuto tantissima educazione di vita che mi è arrivata dalla famiglia. Perché ho avuto un padre e una madre che mi hanno insegnato che se non avevo i piedi per terra, non avevo messo i pilastri, non potevo costruire il primo, il secondo, il terzo e il quarto piano. Il problema delle nuove generazioni è che molto spesso, ma purtroppo troppo spesso, mancano i pilastri, cioè manca un'educazione di base che è fondamentale per poter costruire qualsiasi cosa. Perché la famiglia è assente, perché la famiglia molto spesso non trasferisce. Quindi, non avendo queste basi, l'educazione vera l'hanno ricevuta dai media, dalla società, e quello che in questo momento la società e i media insegnano è che tu devi arrivare in fretta, devi essere famoso, devi avere sempre i soldi in tasca. Ma non ti insegnano a costruire, non ti insegnano quelli che sono i valori su cui puoi veramente fondare il tuo progetto di vita. Quindi questo è il problema più grosso, e non è loro, cioè per assurdo non so neanche se fare una colpa a loro. Ci sono poi ragazzi che per reazione o perché hanno la fortuna di essere nati in quelle tre famiglie che ancora riescono a costruire qualcosa, e fanno la differenza, ma lì la vedi proprio la differenza, cioè tu ti accorgi subito quando un giovane non ha marcia in più.